I relatori che sono restii a salire, forza, potete già salire. Buonasera a ciascuno di voi e un cordiale benvenuto. Anzitutto un saluto particolare lo vogliamo rivolgere a tutti i familiari di Monsignor Aldo, al fratello Angelo, alla sorella Bruna che sono qui con le rispettive famiglie. Ancora un saluto e un grazie al nostro vescovo Piero che ha presieduto la celebrazione in cattedrale, a Monsignor Giorgio Lingua, Nunzio apostolico a Zagabria, che ci ha annunciato il Vangelo, la parola di Dio durante questa celebrazione, all'amministrazione comunale di Cuneo, rappresentata dal vice sindaco Luca Serale, e ai nostri relatori di questa sera, l'amico Monsignor Celestino Migliore, amico di penso tutti noi, e Nunzio apostolico in Francia, e il teologo Monsignor Piero Coda, fondatore e primo preside della Sophia University di Loppiano. Salutiamo anche tante persone che ci seguono a distanza. Mi è stato dato un elenco preciso, e allora da Bruxelles, dal Venezuela, soprattutto Caracas, dalla Repubblica Dominicana, da Strasburgo, dalla Svizzera, dalla Germania. E anche da Roma sono diversi collegati, tra questi anche Monsignor Vincenzo Zani. Invece mi prega di portare il saluto il preside dell'ISR, Don Carlo Cravero, che saluta tutti, e il direttore dell'ISR, e ricordo anche che il patrocinio è stato dato, il patrocinio dell'Istituto per gli insegnanti di religione per questo ciclo, che è un corso di aggiornamento per loro. Desidero citare una frase di Antoine de Saint-Exupéry che ho trovato nel suo libro Cittadella, meno conosciuto dell'altro, Il piccolo principe, perché mi pare dica benissimo il senso di questo nostro ciclo di incontri. L'eredità dei morti
si raccoglie lentamente. Occorre piangerli a lungo, meditare sulla loro esistenza e celebrare l'anniversario della loro morte. Devi voltarti indietro molte volte per osservare che non si dimentichi nulla. Sì, abbiamo ancora molte cose da raccogliere dalla vita, dagli scritti, dalle passioni di Donaldo. In questi incontri desideriamo voltarci indietro, non per una nostalgia, non per fermarci lì, bensì per guardare al futuro e andare avanti. È un fare memoria per ricevere nuova luce, nuovo slancio da ciò che ha appassionato questo nostro amico e conterraneo e che credo sia ancora attualissimo oggi. Non si vuole allora celebrare una persona, ma come dice il sottotitolo di questo ciclo di incontri, vogliamo raccogliere l'eredità spirituale e culturale di Monsignor Aldo Giordano. E tutto questo in una ideale continuità con il convegno Cristianesimo ed Europa che si svolse esattamente 30 anni fa nell'autunno 1992 e di cui Aldo fu promotore e infaticabile organizzatore, coinvolgendo, questo lo sappiamo era una sua caratteristica, coinvolgendo un gran numero di persone, soprattutto giovani. La prima eredità che in qualche modo le raccoglie già tutte è certamente quella del dialogo, che Aldo ha teorizzato, ma soprattutto ha realizzato in tante situazioni e realtà spesso molto complicate, in cui si è trovato a svolgere il suo ministero di presbitero prima e di vescovo poi. Ecco allora il titolo di questa serie, Le sfide del dialogo oggi. Sì, oggi, perché la situazione ecclesiale, sociale, politica, culturale, lo sappiamo tutti, è molto molto cambiata rispetto al 1992. La seconda passione è stata proprio a partire dal convegno di 30 anni fa, l'Europa, che voleva continuare a sognare e soprattutto a servire in questo nuovo campo a Bruxelles. Europa e il dialogo come sfida per la Chiesa in Europa di oggi, ed ecco la serata di questa sera. La speranza che in questa luce Donaldo ci lascia è ben espressa dal suo libro pubblicato nel 2013, Un'altra Europa è possibile. Questo libro si potrà anche trovare all'uscita per chi è interessato. Per noi questa è una speranza, ma anche una responsabilità, un impegno. Pensando ad Aldo, viene poi in luce la sua dedizione per la causa ecumenica. Sappiamo tutti che si è speso per ben 13 anni come segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee a St. Gallen e ha lavorato tantissimo per le due assemblee ecumeniche di Graz e Sibiu e poi per la carta ecumenica firmata nel 2001 a Strasburgo. Siamo al secondo incontro che si svolgerà a febbraio, un titolo sicuramente interessante, Le chiese oggi in Europa, ponti o barriere? E il terzo appuntamento inizio marzo, che si ferma di più sulla Bibbia. La Bibbia, fonte di dialogo o di divisione? Poi l'interesse di Aldo per l'etica che ha insegnato e per l'incarico che ha avuto dal Vescovo Monsignor Aliprandi di seguire nella diocesi di Cuneo la pastorale per gli ambiti della politica e dell'economia motiva il quarto momento che sarà a fine marzo. Bibbia ed economia, che vedrà come prolungamento una coraggiosa mattinata con gli studenti di alcune scuole superiori cuneesi proprio sul tema dell'economia etica e dell'economia. E di Donaldo per la filosofia, giustamente ci ha chiesto qualcuno. È vero, la filosofia Aldo l'ha studiata, l'ha amata, l'ha insegnata. Con la filosofia ha contagiato numerosi giovani che ora sono insegnanti a livello locale o anche a livello nazionale. Per questo è in programma
un quinto incontro che stiamo definendo e che prossimamente renderemo pubblico. Permettetemi ora di concludere con un ricordo personale che ci aiuta a non dimenticare che Aldo è stato anzitutto un discepolo di Gesù, un presbitero e quindi un annunciatore della parola di Dio. Quando nell'estate del 2021, prima di andare a Bruxelles, venne a Sant'Anna di Vinadio in pellegrinaggio a piedi, presiedette la celebrazione eucaristica al santuario. Ricordo bene che la prima lettura, tratta dall'Esodo, narrava l'episodio di Mosè che apriva le acque del Mar Rosso con il suo bastone. Don Aldo diede un'interpretazione che mi colpì molto. Il bastone che apre le acque, che apre nuove vie, è la preghiera. La preghiera autentica ha questa potenza di aprire nuove strade, nuovi percorsi. Anche questo ho imparato da anche a tutti voi. Cedo ora la parola e il microfono alla dottoressa Sara, che ricorderà, avendo collaborato a fianco di Don Aldo per anni, sarà ancora la sua figura e poi modera la serata perché i nostri oratori non bisticcino. Tu dovresti sedere qui. No, ma io di controllo di qua. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Penso che tutti noi che siamo in questa sala potremmo raccontare qualcosa di Aldo questa sera, perché lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo incontrato per un momento, per un tratto del nostro cammino o per una vita in dialogo con lui. Io credo che ognuno di noi sia portatore di un pezzo dell'eredità spirituale e culturale, ma soprattutto umana, di Aldo. Questa sera Monsignor Migliore e Monsignor Coda ci immergeranno nel pensiero di Aldo in modo molto profondo. Prima però io vorrei rievocare con voi alcuni tratti dell'uomo che Aldo è stato, nella speranza che questo mio ricordo condiviso con voi possa regalarci un momento di comunità. Io devo molto a lui perché mi aveva voluta a San Gallo per 7 anni a lavorare insieme. L'avevo conosciuto per caso nel 97, non c'ero ancora quando c'è stato il convegno, e qualche mese prima dell'assemblea di Graz. Ci fu un grande gruppo di gente, qui tanti volti, che avevo conosciuto a Graz, che erano andati per partecipare all'assemblea. E dopo l'assemblea ci eravamo trovati bene e mi aveva assunta, anche se un po' a scatola chiusa. E lì sono rimasta fino a quando mi sono sposata nel 2004. Credo che quel tempo, più di ogni altro della mia vita, mi abbia profondamente cambiata, abbia cambiato il mio sguardo sul mondo, sebbene Aldo non avesse preteso cambiamenti da me. Abbiamo camminato insieme e il legame è rimasto e poi ha incluso i mondi e i cammini che si sono diversificati negli anni successivi. Ecco allora alcune pennellate su Aldo, un po' grossolane per la verità. Aldo, l'uomo di fede, il sacerdote e il focolarino. Raccontava sempre che un giorno era arrivato a casa a San Benigno Don Nicolino, mi sembra, né Angelo, con un sacchetto di caramelle per vedere se o Angelo o Aldo avessero accettato di andare in seminario. E così era nata la vocazione di Aldo, quindi non tanto da trattato agiografico, però era nata un po' così, per caso. Ma lui si era lasciato prendere per mano e ha vissuto il suo sacerdozio con fedeltà, senza parentesi, senza finzioni, e ha sempre voluto la compagnia di altri sacerdoti per non perdere la strada. Non è mai stato parroco, ma ha sempre cercato una comunità con cui ritrovarsi, a Cuneo, a Roma, poi di nuovo a Cuneo, tutto dove è andato, e in queste comunità ha costruito dei legami fortissimi che lo hanno sempre accompagnato, e penso in particolare a tutto il gruppo delle famiglie di San Pio, le famiglie giovani e le famiglie grandi. Ma anche con gli amici di Roma era rimasto questo legame. E tutto dove andava, ogni giorno, celebrava la messa con una fedeltà incrollabile. Il suo amico Stefan Vesper della Germania lo prendeva sempre in giro perché aveva il kit della messa e chiamava il
piccolo calice porta uovo, no? E Aldo aveva sempre quello dietro, e in cima alle montagne, ovunque fosse, celebrava. Celebrazioni semplicissime o solenni pontificali, per lui non faceva la differenza. E come sacerdote faceva vivere una chiesa veramente aperta, accogliente, liberante. Io ho lavorato come donna in un organismo episcopale e proprio per il suo modo di fare non è stato difficile per me. Io non ho mai chiesto di concelebrare la messa, però lui trattava me e le mie colleghe con stima, con rispetto, con fiducia e faceva tutto quello che poteva per valorizzarci e lasciarci spazio, sempre con l'attenzione però che questo lasciarci spazio non urtasse le sensibilità o dei fratelli ortodossi o dei vescovi dell'Oriente. Di Aldo Focolarino io in realtà non so dire molto perché non appartengo al movimento, però sentivo e vedevo questo legame fortissimo, ma non esclusivo. Certo, quello che diceva e faceva aveva un'origine molto forte in quell'esperienza a cui lui ha sempre fatto ritorno, ma era un'appartenenza che viveva con libertà. Il movimento ha segnato il suo pensare e credere, ma anche il suo ministero, se pensiamo che il Cardinal Wilke era venuto a Cuneo a prenderlo per portarlo a San Gallo. Aldo il filosofo, Don Beppe ha già accennato, sapeva mettersi in dialogo con tutti, e chiunque fosse, a prescindere dal credo, no? Mi colpiva sempre che Aldo fosse in dialogo con Nietzsche, il filosofo per antonomasia, che ha parlato della morte di Dio, e ha cercato il dialogo con le culture fino a quando è stato in Venezuela, e non so se a voi anche ha scritto del suo incontro con il dittatore Maduro. Anche a lui Aldo ha regalato il suo libro cercando di aprire una breccia. Aldo il pellegrino sulle strade dell'Europa è una passione che forse è nata sul piano intellettuale quando era più giovane, mi pare, che però poi lo ha portato veramente a camminare per le strade dell'Europa. Solo Dio sa quanto ha viaggiato negli anni del suo servizio al CCE. Arrivava sempre in ufficio con la valigia pronta ed è rimasto per me un mistero di come facesse a riempire l'agenda di così tanti incontri e a non essere mai stanco. Non diceva mai di no a niente e ha costruito rapporti di fiducia in ogni paese. Diceva sempre che voleva diventare parroco a Morinese, ma in realtà gli piaceva tantissimo andare in giro ed era capace di appassionarsi del diverso. Aldo l'ecumenista, anche qui Don Beppe ha già accennato, dico solo la carta ecumenica mi sembra proprio figlia dello stile di Don Aldo, fare insieme tutto ciò che è possibile come cristiani in Europa. Non era un fine teologo, un dogmatico, non si occupava forse tanto di ecclesiologia, ma aveva una forte sensibilità per l'ecumenismo spirituale e per quello che io ribattezzerei l'ecumenismo dei pomodori. Vale a dire, credo che tanti abbiano sentito raccontare da Aldo la storia di Jean Fischer, che era il segretario generale della Conferenza delle Chiese Europee, che era venuto a Cuneo per fare un qualche incontro in preparazione a Graz ancora, e Aldo raccontava sempre che dopo l'incontro era portato a San Benigno e aveva ricevuto in dono Jean Fischer dei pomodori dall'orto di casa e di come fosse contento di poter portare alla moglie questi pomodori in modo che anche lei gustasse qualcosa del suo impegno ecumenico. Ecco, l'ecumenismo dei pomodori nel senso che Aldo era convinto che l'ecumenismo si costruiva attraverso i rapporti informali. Lui lavorava con vescovi, con metropoliti ed era molto difficile far breccia nel cuore delle persone, però quella era la sua strada ed era convinto che guadagnandosi la fiducia e conquistando il cuore delle persone poi sarebbe stato più semplice percorrere un tratto di strada per quanto difficile o accidentato. E quindi Aldo il riconciliante. Lo facevano soffrire tantissimo le chiusure, le durezze, gli scontri. Se poteva li evitava. Non evitava il confronto, ma aborriva la violenza. E quando parlava di riconciliazione, anche qui era un classico, parlava della necessità di non trasferire il conflitto, ma di assumerlo in sé per annientarlo. Ogni tanto ironizzava sulle situazioni difficili o su persone che gli rendevano la vita complicata, ma non polemizzava e non si lamentava e cercava soluzioni che potessero essere condivise, paziente e testardo.
Io penso che portasse in sé la sofferenza per incomprensioni e divisioni che non riusciva a sanare e penso che soprattutto nel periodo del Venezuela abbia sofferto per i conflitti, le ingiustizie, le violenze di cui era testimone, che però non poteva annientare in sé. E poi Aldo, l'amante delle montagne, il camminatore, lo sciatore, il cittadino onorario di Morinesio. Alzi la mano che ha camminato con lui in montagna. Tantissimi. C'è chi anche ha avuto la fortuna di guardare il cielo stellato con lui in montagna. La Meia era la sua preferita, come per Celestino. Attorno al Monviso, ricordavamo prima, ha portato persino l'arcivescovo Paul Gallagher, che ha sudato 7 camicie e oggi è il numero 3 in Vaticano. È arrivato fino a vedere l'Everest in Nepal, ma andava volentierissimo a Morinesio. Camminava piano, pianissimo, ma sciava veloce e se poteva sciava fino a stremarsi. Diceva, vero Cesare, che se ci si fermava a pranzo poi si rovinava la sciata del pomeriggio, però si fermava e mangiava. Aldo, l'amante di Snoopy, di Tex, il giocatore di carte e negli ultimi anni anche di ping pong, o forse anche prima degli ultimi anni, era sempre disponibile ad affrontare la vita con ironia e con spirito di gioco e lo teorizzava anche. Si appassionava della novità come un bambino. Quando io arrivai a San Gallo nel 97 arrivava la posta elettronica in ufficio, per lui era, come per tutti, una meraviglia, ma era proprio affascinato dalle novità. La novità del prendere l'autobus per andare a lavorare anziché l'auto, la novità dei collaboratori che si succedevano, delle questioni da affrontare, fino direi alla novità della chiamata alla diplomazia, che lui aveva accolto come accoglieva tutto con estrema disponibilità e vi si era anche tuffato, nonostante forse sentisse più nelle sue corde una dimensione pastorale del suo ministero. E poi Aldo, il fratello, figlio, zio, cognato, le sue radici gli erano carissime. Ora Cuneo e San Benigno sono famose nel mondo perché ne parlava, perché ci ha portato un sacco di gente e lui stesso tornava appena poteva e portava i suoi tutto dove andava. E in tanti siamo diventati parte della famiglia Giordano. Quando tornava era sempre festa e nei momenti di grandissima sofferenza, grazie a Dio, lui c'era. Aldo l'amico è stato custode dei nostri segreti, delle sofferenze e delle gioie, forse perché era ben piantato e quindi dava l'impressione che gli si potesse scaricare sulle spalle tutto e lui tutto prendeva, custodiva, accompagnava. Aldo il suo riservava degli spazi di tempo per sé, oltre al lavoro, per correre, per camminare, leggere, la lettura del breviario, il riposo pomeridiano che non doveva mancare, il diario che per tanti anni con costanza incrollabile ha vergato e dove credo abbia scritto i nomi di tanti, o forse di tutti noi. Ma non e cercava di fare tutto, dalla riflessione al gioco, dalle gite in montagna a... Il convegno del 92 ne è una testimonianza, ma penso anche alla sua ordinazione episcopale al palazzetto, che nasceva non da un desiderio megalomane di essere al centro di un qualcosa, ma dalla volontà di far vivere a più persone possibili un momento che lui riteneva potesse parlare al cuore di tanti. Era convinto che insieme fosse meglio. E poi stavamo prima con Cesare, l'abbiamo vissuto poco Aldo Vescovo perché è diventato Vescovo e poi lo abbiamo in qualche modo regalato al Venezuela, ma sicuramente là ha conquistato il cuore di tanti ed è stato conquistato dal Venezuela, perché poi quando si è trattato di tornare a Bruxelles diceva che gli faceva male al cuore lasciare i rapporti che aveva costruito là. Ecco, io credo che un lascito così grande sia inutile se non lo si sfrutti e se non lo si faccia vivere nelle nostre vite. E credo che abbiamo ciascuno di noi la responsabilità di custodire e rimettere in circolo quel pezzetto di Aldo che ognuno di noi si porta dentro. Io credo che qui abbiamo due, non solo grandi pensatori, grandi uomini di chiesa, testimoni, ma anche due grandi amici di Aldo,
e che hanno preso in mano testi diversi degli scritti di Aldo e che questa sera ci sbricioleranno ancora una volta quello che da Aldo abbiamo sentito raccontare tante volte, ma che abbiamo bisogno di sentire ancora raccontare. Lascio la parola a Celestino Migliore. Penso che ci potremmo fermare qui stasera, veramente. No, tu hai fatto un quadro che non è un quadro, ma è qualcosa che viene dal cuore, e quindi hai saputo esprimere veramente quello che Aldo era ed era per tutti noi. Grazie. Io penserei stasera di partire dall'ultimo intervento di Aldo sull'Europa. Un intervento che avrebbe dovuto pronunciare ad un convegno di Pax Christi a Namur, in Belgio, il 25 settembre dell'anno scorso, ma che ha inviato come testo scritto, non potendo più esservi presente perché già in ospedale. E gli sono grato di avermelo fatto avere e lo considero un po' come il suo testamento sulla problematica europea. E per questo vorrei riproporlo qui stasera. È un testamento redatto non dalla prospettiva di un politico o di un esperto di geopolitica, ma nell'ottica di un cristiano che cerca di leggere e interpretare il continente Europa con la saggezza del Vangelo. Non vi troviamo considerazioni o valutazioni sui tragici accadimenti di questi mesi e giorni nell'Europa dell'Est, né tentativi di leggere nella sfera di cristallo quali saranno gli sviluppi del processo di integrazione o disintegrazione europea. Ma sentiamo Aldo. Diceva: mi occupo di questioni europee da circa 20 anni. Ora sono tornato dalla nostra Europa dopo più di 7 anni in Venezuela e sto cercando di riscoprire come oggi il nostro continente e quali sono le responsabilità della Chiesa e del cristianesimo per il suo futuro. Propongo di fare un passo indietro rispetto ai problemi di oggi per cercare di riflettere su due questioni fondamentali che mi sembrano essenziali per il futuro dell'Europa. La prima questione fondamentale e decisiva per il futuro dell'Europa è quella di Dio. È presentata in modo drammatico e lucido in una famosa pagina del filosofo Nietzsche intitolata Il Folle. Non avete mai sentito parlare di quel pazzo che in pieno giorno accese una lanterna e corse per la piazza gridando in continuazione: cerco Dio, sto cercando Dio. Poiché erano in molti a non credere in Dio, il suo grido suscitò grande ilarità. Beh, si è perso, disse uno, o si è nascosto, disse l'altro, è emigrato. Così gridavano e ridevano a crepapelle. Il pazzo saltò in mezzo a loro e li fulminò con lo sguardo. Dov'è finito Dio? Gridò. Voglio dirvelo, l'abbiamo ucciso noi, tu ed io. Siamo tutti suoi assassini. Dopo questo annuncio, una serie di domande. Ma come abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto quando abbiamo staccato questa terra dalla catena del suo sole? Non stiamo forse cadendo in continuazione, avanti, indietro, di lato, tutto intorno? Esiste ancora un sopra e un sotto? Non vaghiamo forse come un infinito nulla? Non fa più freddo? Non vedete la notte che viene sempre di più, più notte? Dio è morto, Dio rimane morto e siamo noi ad averlo ucciso. Come ci consoleremo noi, assassini di assassini? Si dice che questo pazzo sia entrato in diverse chiese nello stesso giorno e abbia cantato il suo Requiem Aeternam Deo. Quando fu espulso e interrogato, rispose sempre la stessa cosa. A cosa servono queste chiese se non sono tombe e monumenti di Dio?
Il pazzo ci riserva una prima sorpresa. Accendere una lanterna quando la luce del mattino è piena. Anche l'uomo europeo oggi comincia a sentire il bisogno di accendere una lanterna proprio nel momento in cui tutto sembra chiaro. Anche la chiarezza ereditata dall'illuminismo non sembra più sufficiente. L'uomo è alla ricerca di Dio, della verità, anche se nel mercato europeo ci sono persone che sembrano snobbare il problema o quantomeno mostrare indifferenza. La drammatica notizia di questo pazzo è quella di un omicidio. Dio stesso è stato ucciso e i responsabili sono gli uomini europei che hanno iniziato a vivere come se Dio non esistesse. L'uomo europeo decide di diventare come Dio camminando nell'autonomia da Dio, nella solitudine. Se Dio è morto, il sole, la verità, l'amore, la bellezza, in termini assoluti, non esistono più. Tutto diventa relativo all'uomo e al suo completamento radicale. Se il sole esiste, c'è una fonte, una prospettiva, un punto di vista interpretativo oggettivo e assoluto a cui guardare e attingere. Se non c'è il sole, rimane il pluralismo anarchico delle prospettive e delle interpretazioni. Ogni persona diventa un sole a sé. Invece di un sole, una miriade di soli solitari. Se manca l'assoluto, l'uomo cade sempre nella tentazione di assolutizzare qualcos'altro. Se stesso, una scienza, un'ideologia, un gruppo. Se Dio non esiste, ogni individuo, ogni scienza, ogni gruppo può pretendere di essere Dio, di avere la verità e di essere la misura di tutte le cose. Se esiste una trascendenza, tutti i poteri umani e tutte le pretese di verità esclusiva sono relativizzati. Solo il riferimento a Dio può relativizzare i poteri della terra e impedire che vengano proposti come assoluto. Ecco, questa è la prima considerazione di Aldo. E qui esprimo una mia opinione. Qui si inserisce quasi profeticamente nel contesto europeo di oggi, sviluppatosi fin dall'aggressione russa in Ucraina, che Aldo non ha più visto. La costruzione europea è nata sulle rovine delle due guerre chiamate mondiali, ma che in realtà sono state guerre fratricide all'interno dell'Europa. E l'obiettivo della costruzione europea era quello di promuovere la pacificazione, partendo innanzitutto dalla cooperazione economica. Lungo gli anni l'agnosticismo pratico e l'indifferentismo religioso hanno portato molti europei a vivere senza retroterra spirituale e come degli eredi che hanno dilapidato il patrimonio da loro consegnato dalla storia, come ebbe a dire Papa Giovanni Paolo II. Occorre infatti riconoscere che almeno in alcuni contesti europei, geografici, ma soprattutto intellettuali, è stata decretata l'espulsione culturale della religione e anche dello stesso Dio, non solo dalla piazza pubblica, ma anche dalla cultura diffusa. È evidente che una cultura e di conseguenza una politica sempre più orientate alla decostruzione o al cosiddetto wokismo, oggi si parla di questo fenomeno, che probabilmente l'uomo della strada non sa che cos'è il wokismo, ma se ne accorge da tanti eventi che succedono. Woke significa sveglio, cioè consapevole del sistema di dominio che l'uomo bianco ha imposto ovunque e su chiunque altro dall'inizio dei tempi. E questo io lo sento moltissimo in Francia, questo negli ambienti, partito dagli ambienti accademici e poi politici, una certa frangia politica, ed è quello che sta muovendo tutto il malumore, le rivoluzioni, le rivolte in Francia. L'obiettivo degli attivisti woke è quello di decostruire questo sistema.
con il comunismo morto e la socialdemocrazia in cattivo stato, la lotta di classe è stata sostituita dalla lotta per la razza, il genere e l'identità. Queste teorie sono nate negli ambienti accademici, prima negli Stati Uniti e poi in Occidente, per poi diffondersi nel resto della società. In molte parti dell'Europa, per limitarci al nostro continente, l'ideologia non permette più alla cultura e alla politica di prestare ascolto agli interrogativi che pure sono presenti nel cuore di molti europei. Siamo ben coscienti che anche sotto il profilo religioso l'Europa ha percorso e percorre tuttora un cammino spesso tortuoso e problematico. Ma la situazione di crisi che stiamo attraversando ci spinge a considerare l'inconsistenza di una costruzione che rimuove aspetti qualificanti della realtà umana. Aldo scrive: solo il riferimento a Dio può relativizzare i poteri della terra e impedire che vengano proposti come assoluti. In altre parole, si può dire che la presenza di Dio nella vita dell'uomo non è parte del problema, dei problemi che abbiamo oggi, ma piuttosto parte della soluzione dei problemi dell'uomo di oggi, anche di quello europeo. E momenti come questi, in cui emergono tante forze centrifughe che mettono alla prova le capacità politiche di un governo europeo, ci fanno riscoprire qualcosa di fondamentale, e cioè che l'Europa non è un obbligo, ma una scelta ed una eredità da portare ogni giorno a compimento. E per fare l'Europa bisogna prima fare gli europei. Il discorso europeo inizia dalle motivazioni di ciascuno di noi. Per passare ad un atteggiamento di interesse personale, da un atteggiamento di interesse personale ad uno orientato al bene comune, non bastano leggi e direttive, ma occorre che ciascuno metta in gioco il proprio investimento motivazionale. La seconda domanda che vorrei porre, continuava Aldo, riguarda la geopolitica e l'urgenza di avere un orizzonte. Spesso di fronte a un problema che abbiamo questo atteggiamento. Studiamo il problema, discutiamo del problema, attacchiamo il problema, vogliamo risolverlo, e così il problema si avvicina sempre di più ai nostri occhi e si amplifica sempre di più fino a coprire tutto l'orizzonte del nostro sguardo. Il problema diventa l'unica cosa che esiste. L'orizzonte si chiude e la luce scompare. Tu sei più bravo, c'è le pagine di me. D'altra parte, se sappiamo allontanare il problema dal nostro sguardo e collocarlo all'interno dell'orizzonte, il problema prima si rimpicciolisce e si relativizza, diventando parte della rete a cui appartiene. In questo modo il nostro sguardo non è bloccato esclusivamente dal problema e rimane libero di vedere dove sono realmente le radici del problema e dove sono le possibili soluzioni. Spesso le radici del problema non sono all'interno del problema stesso, ma si trovano altrove, nella rete, e lì dobbiamo agire. Soprattutto possiamo ancora vedere i volti di altre persone che possono contribuire a risolvere il problema, facendoci uscire dalla solitudine. Chi non ha un orizzonte sopravvaluta ed esagera ciò che gli è più vicino, diceva un suo filosofo amato, Hans Georg Gadamer. A fine agosto scorso, e qui inserisco nuovamente un mio commento, il cancelliere tedesco Scholz, intervenendo nell'Università Statale di Praga e pochi giorni dopo a Parigi il presidente francese Macron, hanno dato una lettura del momento attuale europeo e cercato di elaborare piani, un orizzonte per la rifondazione dell'Europa. Entrambi hanno rilevato un cambiamento d'epoca. Finora l'Europa, intendendo soprattutto l'Unione Europea, bene o male ha lavorato per una coesistenza pacifica e collaborazione tra gli Stati europei. Ora l'aggressione russa in Ucraina segna l'imposizione del vecchio paradigma cui l'Unione Europea si è opposta per ben 70 anni, e cioè la volontà di ridisegnare le frontiere geografiche, culturali, politiche, sociali, economiche e
forse anche religiose, con la forza, con la violenza. Ma nel contesto attuale ci domandiamo, è possibile immaginare una nuova rifondazione dell'Europa? Le prospettive che si aprono davanti a noi in questi mesi e nel futuro prossimo sembrano ben lontane, nelle loro promesse, da quanto possa definirsi rifondazione o rinascita dell'Europa. Le fondazioni e le rinascite europee sono sempre avvenute a partire dalla persona e dalla sua libertà. La via della pace e della stabilità del continente passa attraverso, necessariamente, dal ristabilimento della giustizia e attraverso la riaffermazione del diritto. Ora l'aggressione dell'Ucraina mette in luce la debolezza del multilateralismo, del diritto internazionale sul quale si fonda e che ha consentito, pur con difficoltà e tra alterne vicende, la stabilità e la pace del mondo e specialmente in Europa. La storia europea ci ha raccontato di un tempo lungo di pace, mantenuto grazie all'azione dei padri fondatori dell'Europa moderna, che hanno messo da parte rivendicazioni e revanchismi per dare vita ad un progetto comune di solidarietà e sostegno. E qui ritorno al testamento di Aldo, che dice: l'orizzonte dei problemi che dobbiamo affrontare è il mondo intero. Non possiamo isolare i nostri paesi dal mondo intero. Di fronte alla globalizzazione e all'universalità dei problemi c'è un urgente bisogno di persone capaci di considerare la fratellanza universale della famiglia umana. Dobbiamo anche ricordare che l'orizzonte è soprattutto il punto in cui la terra incontra il cielo. Questa è una delle frasi che amava Aldo. Questo è l'orizzonte che disegna la luce per l'azione storica. Papa Francesco, e soprattutto con le encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, ci invita a tenere l'orizzonte aperto per fare luce sul futuro dell'Europa, continua sempre Aldo. Dobbiamo sempre tenere presente la complessità dei problemi. Il tema dell'ambiente non è solo scientifico e tecnico, ma anche economico, sociale, politico, culturale e religioso. E per questo rientra nella dottrina sociale della Chiesa. Oggi la richiesta di un'Europa della difesa sta diventando forte, ma l'orizzonte della difesa è la pace. Quando si parla di difesa, mi aspetterei sempre un riferimento esplicito alla pace, alla responsabilità dell'Europa non solo di difendere se stessa e i suoi valori, ma di promuovere la pace del mondo di fronte alle tragiche troppe guerre a pezzetti che feriscono i popoli del pianeta. Sono convinto, dice Aldo, che l'Europa possa svolgere un ruolo fondamentale e unico nella costruzione della pace a tutti i livelli. L'Europa ha la forza di mediare tra piccole e grandi potenze per trovare vie di riconciliazione e far fronte alla violenza. Aldo parlava di un orizzonte aperto sul mondo. Oggi ci chiediamo quale progetto per la riappacificazione, la convivenza, la sicurezza collettiva in Europa e nel mondo abbiamo in mente. Abbiamo piena consapevolezza delle conseguenze, dell'effetto che la guerra rischia di causare su vaste aree dell'Africa e dell'Asia e dell'Europa. A causa della scarsità di grano, per esempio, cui Ucraina e Russia sono i principali esportatori mondiali, e dei conseguenti gravi problemi alimentari per milioni di persone sono prevedibili ricadute in termini di pressione migratoria. E che dire delle possibili conseguenze della scarsità energetica? Ci sono tutti gli elementi per far traballare molti regimi politici in giro per il mondo. Ed è difficile pensare che ciò rafforzi la democrazia. La pace, così come un nuovo rinascimento, possiamo aggiungere noi, richiedono ricerca e formazione. Pur di fronte alla generale assenza di prospettiva o di orizzonte che genera soprattutto nei giovani un senso di sfiducia. E Aldo concludeva: se l'Europa vuole essere costruttrice di pace nel mondo,
deve recuperare la vocazione inscritta nelle sue radici, l'anima e l'ideale di cui parlava Robert Schumann, insieme susciterebbe un interesse particolare nel mondo dei giovani, che oggi cercano tutti di recuperare la causa dell'Unione. Grazie per la vostra pazienza. Prima di passare la parola a Monsignor Coda, dalla regia mi avevano detto che ci sarebbe stata una pausa con un canto. Grazie, eccellenza. Guarda che ti introducono con un canto e una pausa. Vuol dire che sarai molto solido. Sì, sì, sempre, appunto, in tecnologia, sempre. Sì. Volevo cantare insieme una canzone molto cara, adorato, non si tratta dal Cantico dei Cantici, per chi la conosce si chiama Battute Belle. In francese il Monsignor Celestino perdonerà la nostra pronuncia. Tu conosci? Perché non tu conosci questo signore? Questa no. Perché mi hanno detto che è un focolare. Come? Mi hanno detto che è un focolare. Chi? Questo qui che canta. Non conosco. Ma sempre io. Può essere che sia, quindi non lo so, non conosco. Diversa l'Italia.
quali oggi. Grazie, Monsignor Chiarocone. Grazie, grazie a voi. Mi rallegro molto per questa iniziativa e sono felice e ringrazio di avermi coinvolto. E vi dico subito due pensieri che man mano che proseguiva questa serata, prima con la Santa Messa e ora con questo momento, mi vengono spontanei. Il primo pensiero è questo. Sono passati tanti anni, 30 anni da quando ci trovavamo qui, in quel famoso convegno su Cristianesimo Europa, 30 anni, sono forse anche 40, 45, 50 che ci si conosceva con Aldo, e dopo tutti questi anni constatiamo la verità della parabola dei talenti raccontata da Gesù. Aldo ha avuto certamente tanti talenti, il Signore gliene ha affidati tanti, abbiamo sentito Sara che ce l'ha ricordato così bene, e forse ne ha avuti 10, come il primo dei servi di cui Gesù tratta nella parabola, e oggi ci rendiamo conto che questi 10 talenti li ha tutti giocati, li ha tutti investiti. Ma qui viene la seconda riflessione, secondo pensiero: questi talenti è come se lui adesso, perché io ci credo nella comunione dei santi, anche se non ho delle esperienze tangibili, cioè non siamo solo noi qui sulla terra, popolo di Dio in cammino, i nostri fratelli, amici, sorelle che sono già nella luce di Dio partecipano e camminano con noi e sono forse più attivi di prima, in altro modo. Ecco, è come se adesso questi talenti già, che hanno già portato così tanti frutti, perché io penso 30 anni da questo convegno, 40 anni, quanti di noi, tutti certamente in modi diversi, abbiamo camminato, abbiamo cercato di far fruttificare i talenti che ci sono stati dati, anche per sollecitazione di quello che Aldo ha fatto con noi, anche se siamo sempre, dobbiamo essere anche sempre molto umili. A me veniva durante la messa, dico, ma io, Signore, quando mi presento cosa faccio, cosa porto? Due mani vuote, c'è una famosa canzone che mi piace. Sì, perché in fondo sei tu che ci dai i talenti non sono nostri, noi li facciamo. Ecco, adesso tocca a noi. E se avete avuto l'idea di questa iniziativa, di questo percorso, io penso in questo momento che ci descriveva così lucidamente Celestino, vuol dire che siamo chiamati a far fruttificare ancora questi talenti con la creatività e con la capacità di rischio che ci ha insegnato Aldo. Allora, in questa direzione mi auguro proprio che questo momento sia l'inizio di questa seconda fase. La prima fase, Aldo è stato nostro compagno qui in terra, ci ha dato tanti stimoli. Adesso abbiamo un'eredità preziosa da studiare, da vivere, da trafficare. E allora il titolo che mi è stato dato, il dialogo come sfida per la Chiesa nell'Europa di oggi, ho subito messo un sottotitolo, che poi è il vero titolo, l'eredità di Aldo Giordano. Perché Aldo, io non riesco a trovare degli aggettivi, a me piace, qualcuno diceva, tu dici sempre due o tre aggettivi per, diciamo, il sostantivo per dargli il significato, eccetera. Con Aldo non riesco a trovare aggettivi, basta il sostantivo. Non puoi dire Aldo è questo, quest'altro. Questo dice l'integrità del suo essere, della sua persona. Aldo è Aldo. Non trovo aggettivi, non sono riuscito a trovarli, perché mi sembrano tutti scipiti. Perché lui ha abitato il nostro tempo
l'ha amato, l'ha pensato, l'ha trasfigurato. Col suo cuore, il suo pensiero, il suo impegno ecclesiale, culturale e civile, con la sua testimonianza di discepolo di Gesù. Direbbe Papa Francesco, con lo sguardo del discepolo. E questo perché mi sembra che al cuore, effettivamente, come voi avete ben colto, lui ha visto al cuore della sfida del nostro tempo proprio la sfida del dialogo. A cominciare dall'Europa, perché è vissuto in Europa in un primo momento, ma guardando al mondo, come abbiamo sentito da Celestino. E nell'eredità che lui ci ha lasciato, eredità, ripeto, fatta di scritti, di testimonianze, di parole, di gesti, di spirito, di stile, mi è spontaneo intuire tre mosse strategiche che ci invita a giocare sulla scacchiera del nostro oggi in Europa, per assumere con realismo e con prospettiva questa sfida. Tre mosse, come in una partita di scacchi. La prima mossa è accendere la memoria, cioè riscoprire le radici più vere della sfida del dialogo che siamo chiamati a vivere. La seconda mossa è attraversare senza paura, con coraggio, la crisi profonda, direi anzi radicale, proprio perché tocca le radici di questa memoria d'Europa nel nostro oggi. La terza mossa per attraversare la crisi e far germogliare, o meglio, per accorgerci che sta germogliando il seme custodito dalla memoria nella terra d'Europa e nel mondo, la terza mossa è sprigionare con creatività nel penultimo che viviamo, cioè consapevoli che quello che viviamo è sempre penultimo, la luce, la speranza, il sapore, lo spessore della profezia. Cioè la luce, la speranza, il sapore, lo spessore di ciò che davvero è ultimo, cioè di ciò che davvero è decisivo, di ciò che è costruttivo, di ciò che resta, della, direbbe Gesù con l'altra parabola, la roccia sulla quale si costruisce la casa d'Europa, la casa della famiglia umana, la casa comune in cui oggi viviamo. Dunque, tre mosse: memoria, crisi, profezia. E nel tratteggiare queste tre mosse che vediamo lucidamente nel percorso di Aldo, mi lascio guidare anch'io, come Celestino, da un suo scritto di qualche anno addietro, un appunto inedito a mano, che voi non conoscete, almeno conosco qualcosa, che ho potuto avere, in quanto nel 99, Aldo già molto impegnato, però partecipava a un gruppo di lavoro per la filosofia della Scuola Abba, un centro di studi internazionale che prende il nome dal padre, fondato da Chiara Lubich, e essendo io da un anno diventato responsabile di questo centro studi, ho ritrovato questo inedito. E lì ho trovato alcuni elementi che mi paiono interessanti per descrivere queste tre mosse. Prima mossa: ricordare la memoria del dialogo, farne memoria, ricordarne nel senso etimologico del tempo, cioè ridarlo al nostro cuore, farlo vivere, far vivere questa radice nella nostra memoria. Perché c'è questo, che il dialogo di cui parliamo moltissimo e che per Aldo è stata una vera e propria vocazione, il dialogo non è qualche cosa di accidentale o di secondario o di venuto in un secondo momento nella storia dell'Europa, ma, come direbbe Antonio Rosmini, il dialogo nasce dalle viscere stesse dello spirito dell'Europa. L'Europa, la giovane dagli occhi belli, questo vuol dire Europa, rapita da Zeus, il dio della luce del giorno. L'Europa
ha il dialogo nelle sue viscere. Perché? Per due motivi che Aldo ha approfondito, diciamo, è il nucleo del suo pensiero, sono le fonti del suo pensiero. Innanzitutto, il dialogo è alla radice di quella performance che descrive il genio europeo e che lo mette in contatto con le altre civiltà, che è la filosofia. Socrate, Platone scrive dialoghi, impara da Socrate la maieutica, l'arte del dialogo. E questo dice in quella paginetta che ho ricordato di Aldo, perché? Perché dice la filosofia nasce nel dialogos, e cioè, cito, dalla sorpresa davanti all'altro. Il dialogo nasce dalla sorpresa davanti all'altro. Sappiamo, si dice, no, che la filosofia nasce dal trauma, dalla sorpresa, dallo stupore. Ma qual è lo stupore? Si dice lo stupore del il problema del negativo, della sofferenza. No, è lo stupore dell'altro che si dà. Questo è Socrate. Mi viene, qui vedo Francesco Tomati, sì, il suo libro Socrate, Gesù e Buddha. Socrate. C'è un altro lato però nell'Europa. Il Dio della rivelazione ebraica, il Dio che si rivela in Cristo, in Gesù Cristo, è dialoga. Lo esprime stupendamente il Concilio Vaticano II. Dire che Dio si rivela vuol dire che Dio dialoga con gli uomini, conversa con gli uomini come con amici, per invitarli e ammetterli alla piena comunione con sé. Quindi la parola, Dio dice la parola, cioè entra in dialogo. E Dio dice la parola, come lo scrive stupendamente Paolo VI nell'Ecclesiam Suam, l'enciclica sul dialogo, sulla Chiesa, alla fine del Concilio Vaticano II, perché è in se stesso dialogo. In principio era la parola, il prologo del Vangelo di Giovanni, in principio era il Logos, la parola, cioè Dio che dialoga con il suo Verbo, che diventa carne nella forza dello Spirito, e il dialogo tra il Padre e il Figlio è il soffio di libertà e di condivisione inesauribile che è lo Spirito Santo. Ma non solo questo. E questo è un altro punto centrale nella performance intellettuale di Aldo. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio che dialoga, è il Dio che è dialogo e che spinge il suo dialogo fino ad attraversare la distanza più abissale, la domanda più cruda, più tragica, il grido più lacerante. Dice Aldo in questa paginetta, il perché, si riferisce al perché di Cristo sulla croce, perché Dio mi hai abbandonato, il perché ultimo di Gesù non è se Dio esiste, ma è l'abbandono di Dio, la sua distanza. Cioè la profondità ultima del dialogo è questa, questo è il grido dell'uomo. E come dice Carl Gustav Jung, il grido di Giobbe, che è il grido dell'umanità, trova risposta solamente nel momento in cui Dio stesso si fa quel grido in Gesù sulla croce. Ecco, la memoria d'Europa si gioca su queste due grandi radici del dialogo. Il dialogo in cui si accende il fuoco della verità e della giustizia, Platone, lettera settima, una pagina immortale che piaceva tanto a Aldo, e l'altra, quel dialogo tutto concentrato in quel grido lanciato verso Dio e il suo silenzio, che non chiude la sofferenza, la prova, lo scacco nell'assurdo, nel non giusto, nel non senso, ma ostinatamente raccoglie in quel grido la forza della presenza di Dio per trasformare lo scacco, il grido, la ferita in amore,
il nuovo incontro, nella speranza, nella fede. Questa è la prima mossa, tornare a questa memoria. E la performance di Aalto non si capisce se non si vede la sua attenzione a questa memoria. Come filosofo, è un filosofo, quindi legge i classici della filosofia, si abbevera, è entusiasta della filosofia, e come filosofo che però si confronta radicalmente, al di là di una presunta separatezza, con la parola della rivelazione, con il grido di Cristo. Seconda mossa, la crisi. Perché questa matrice, questa radice filosofica e teologale che costituisce l'asse portante, il filo d'oro della storia d'Europa, a un certo punto ha sperimentato l'oblio, la rottura, addirittura il naufragio più catastrofico, perché le due guerre mondiali, cioè la prima cosa mondiale che c'è stata nella storia dell'umanità, a cui noi aggettiviamo appunto l'attributo di mondiale, sono due guerre, e le abbiamo aggettivate noi qui in Europa, avendo questa eredità. Ma perché questo? Perché la storia d'Europa, che è storia della libertà, della dignità e dei diritti della persona, della pluralità e diversità delle culture che vivono insieme, che si incontrano, perché questa oblio, questa catastrofe? Perché? Il perché subito ci richiama quell'altro perché della memoria. E ci dice una cosa fondamentale, che per Aalto è la seconda mossa che è all'origine di tutta la sua performance. Questa crisi non è fuori di noi, questa crisi è dentro di noi. Questa crisi è interna alla storia culturale, sociale, diciamolo pure, l'ha detto Papa Giovanni Paolo II in un discorso ai Vescovi d'Europa, che era carissimo a Donaldo, questa crisi è una crisi interna alla cultura cristiana, o non abbastanza cristiana, sarebbe meglio dire, dell'Europa. Dunque, questa crisi è una ferita profonda che paradossalmente è dentro il corpo cristiano dell'Europa. Il corpo cristiano dell'umanità, che è il corpo di Cristo. E non per niente Aalto è attirato con quella che il suo autore preferito, Nietzsche, definisce un'amicizia stellare, Sternenfreundschaft. Aalto è attirato da Nietzsche. Ma insomma, proprio un prete, un professore di filosofia in seminario, poi eccetera, deve andare a prendersi come in un'amicizia stellare Nietzsche, perché scrivendo delle pagine che secondo me, certo, se voi prendete la bibliografia su Nietzsche non trovate Aalto Giordano, ma ci dovrebbe essere. E io qui lancio subito la proposta, questo testo bellissimo su Nietzsche, intitolato da lui Dissonanze e illusione, che gli fece pubblicare dentro un testo su Trinità e il pensare, proprio perché dico, Aalto, questo non deve andare perso, dammi sto testo per favore, anche se lui appunto non era un tipo che diciamo gli piaceva passare tutto il tempo a fare l'accademico, no? Però dico, no, è troppo prezioso, perché lui ha colto in Nietzsche e ha assorbito da Nietzsche la profondità di questa crisi, il grido che c'era dentro questa crisi, il grido che apre, il grido, diciamolo pure, il grido di un parto nuovo. Sono le doglie di un parto. Non è un grido che bisogna cacciare lontano da noi, ma un grido che deve, come il grido di Cristo sulla croce. Non è che Cristo ha allontanato il grido da sé, l'ha fatto suo. Ne ha scavato l'origine, l'ha ribaltato dall'interno.
E allora, leggendo Nietzsche, Aldo scrive su questo suo autore, su questa amicizia stellare, dice: Nietzsche ha cercato di vedere la realtà dal punto di vista dell'unità, passando radicalmente dentro la lacerazione tragica del reale. Cioè ha cercato, continua, una sapienza più originaria. Non era sufficiente la forma che la sapienza evangelica ha dato alla cultura di ispirazione cristiana. Occorre qualcosa di più, non alternativo al Vangelo, ma più radicalmente evangelico. Anche se Nietzsche l'ha percepito poi alla fine più o meno, ma il suo grido andava in quella direzione. Per cui, conclude Aldo, nel dialogo, cito testualmente, nel dialogo con Nietzsche, un desiderio e una responsabilità, il dialogo con la crisi. Non tanto confutare le sue idee in termini astratti, ma mostrare una risposta che è vita, capace di affrontare la questione del dolore, dell'inesorabilità del tempo, della libertà, del desiderio, del fascino dell'attimo, della sete di bellezza e di eterno. Ecco la seconda mossa. Terza mossa. Allora, come ci ricordava Celestino, alzare lo sguardo, con le parole di Aldo, alzare lo sguardo all'orizzonte, cioè aprirsi da quella profondità alla profezia dell'ultimo che piove sul penultimo, cioè ciò che dà senso a quello che viviamo, gli dà spessore, per cui sentiamo che è vero, nella fragilità di quello che viviamo. Aprirsi alla profezia di quello che Isaia, adesso nel periodo di Avvento risentiamo queste parole, dice: ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Cioè, Aldo, ecco la terza mossa, è stato testimone e, diciamo, socraticamente levatrice di questo germoglio, di questo parto, di un qualche cosa di nuovo che sta sorgendo. Il cristianesimo, il Vangelo di Gesù Cristo, non è una cosa vecchia, è la cosa nuova. Il cristianesimo non è un evento vecchio. 2000 anni cosa sono? Il cristianesimo comincia forse a uscire dalla adolescenza, deve ancora maturare quello che porta dentro di sé. E Aldo è stato, dicevo, il levatore, la levatrice di questo germoglio. Come? Intraprendendo in concreto, e questa è la sua performance, vivendolo, partendo da questa memoria, attraversando questa crisi in tutte le forme. Ho citato Nietzsche perché andiamo al fondo, ma la rottura dell'unità cristiana dell'Europa è un sintomo ed è una conseguenza di questa crisi. La rottura tra fede e ragione, la rottura tra pensiero religioso e pensiero scientifico, la catastrofe che l'Europa ha esportato in rapporto agli altri continenti, quando ha distrutto la diversità. Lei che doveva essere custode dell'alterità, perché è nata dalla sorpresa di fronte all'altro. Ecco, tutte queste crisi, attraversarle e portare alla luce, attraverso il dialogo perseverante, cocciuto, leggero anche, perché questo è un po' una caratteristica dei cunesi, permettete, noi i cioccolatini cunesi, dico i cunesi, gli abitanti di Cuneo, io che non sono cunese, sono di Torino, posso dirlo, qual è? Quella di essere tosti, cioè ben solidi, ma leggeri, cioè, capite, lo stesso, cioè questa cosa qui, l'Aldo era questo.
E allora si potrebbe leggere questa terza mossa, questa mossa della profezia vissuta. Dice non confutare le idee, eccetera, così, ma fare la levatrice nel dialogo, la possiamo vedere in tutta la sua attività. È la sua attività che diventa una lettera scritta di come occorre fare per far germogliare questo seme nuovo. Prima di tutto aprire il rapporto, uso le parole di Papa Francesco, il rapporto all'incontro tra il cielo e la terra, cioè riaprire il cielo, usava un'espressione che piaceva molto Aldo, no? Guardare il cielo che sovrasta l'Europa e sovrasta il mondo, cioè riaprire gli occhi su Dio. Dopo i maestri del sospetto, del pensiero moderno, oggi c'è, come dice una grande autrice francese, è il momento non più del sospetto, ma è il momento della scommessa. Dobbiamo scommettere nel dialogo che Dio ha aperto con noi. Diamogli credito, diamogli affidabilità, proviamo a vivere quello che lui ci dice. E poi riaprire il dialogo a tutti i livelli, con le altre confessioni cristiane, tra le diverse chiese, tra le diverse religioni, tra i diversi continenti. Esperienza bellissima che il Signore gli ha dato da fare, di andare in Venezuela. Proprio quasi testimonianza concreta per dire, ecco, la soluzione del problema d'Europa è aprirsi al dialogo universale. Tenendo presente sempre che la chiave di tutta questa operazione di dialogo da orchestrare è ricordarsi di questo, che nel grido di Cristo in croce, che risponde al grido dell'umanità, che cosa è successo? È successo che il cielo si è squarciato, per questo è affidabile l'amore di Dio, per questo è affidabile, altrimenti avrei qualche sospetto se rimanesse chiuso in se stesso. Ma il cielo si è squarciato e ci ha accolti, perché il Figlio, la parola, si è fatto questo grido. Vi leggo un testo di Aldo dove esprime in maniera straordinariamente bella e intensa questo. Gesù entra dentro la ferita e diventa lui ferita. La ferita è qualcosa che divide, in altre parole, crea uno spazio nuovo in Dio, che prima non c'era. Gesù lascia entrare in sé la ferita e diventa lo spazio. Ma siccome lui è Dio, la ferita diventa spazio divino, quindi enorme, abissale, infinito. Perché in Dio la ferita è totalmente abitata dall'amore. È la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. E questo significa che tutti gli uomini trovano casa in Lui. Ecco forse quello che, ecco forse la soglia che come Chiesa, come cristianità siamo chiamati oggi ad attraversare. Abitare non a parole, ma nella fede e con le opere, questa ferita in cui già tutti sono accolti. Tutti siamo fratelli e sorelle. È questo al di là della ferita, il Cristo risorto, colui che attirava tutto l'agire di Aldo. Vi precederò in Galilea. Vi precederò in Galilea. Aldo aveva non ho paura di dirlo, aveva dei colpi di genialità. Aveva dei raggi di genialità. Ecco, questa scelta di questo motto episcopale dice tutto.
vi precederò in Galilea. Qual è la Galilea? Che cos'è la Galilea? La Galilea è la terra dove gli apostoli per primi hanno incontrato Gesù e devono rifare la storia di Gesù, ma con lui presente, al di là della ferita della croce, del grido dell'abbandono, avendola introiettata in se stesso, in se stessi, perché col battesimo sono morti e risorti con Cristo, ricordandosi che in questa morte e resurrezione c'è lo spazio per tutti, già tutti sono entrati. Per cui, come dice il Concilio Vaticano II, questa frase che sempre mi colpisce perché è nella Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, cioè una Costituzione dove non ci sono per sé affermazioni dogmatiche, però in questo passaggio il Concilio usa un'affermazione tipicamente dogmatica che sembra dei concili del passato, del Concilio di Trento o del Vaticano I, dice tenere debemus, dobbiamo. Tenere vuol dire dobbiamo credere, dobbiamo ritenere fermamente che lo Spirito Santo dia a tutti, nel modo che solo Dio conosce, di essere associati alla morte e alla resurrezione di Cristo. Ecco, io penso che questo era il sigillo sul cuore e sulla mente e sull'azione di Donaldo. La sua eredità imperdibile ci spinga in questa direzione. Non fermiamoci a questa sera, non fermiamoci a questi incontri di quest'anno, ma prendiamo in mano questa eredità e trafichiamone. Grazie. Io, se abbiamo ancora voglia, rilancerei con un paio di domande ai nostri relatori, provando ad andare un po' verso la compieta, quindi un po' più rapidi, ma anche un po' più, come dire, leggeri. Insomma, vuol dire, non abbiamo pettinato le bambole, come dice Celestino Migliore, no? Stasera. Ecco, allora, a Celestino io vorrei chiedere, siccome siete stati diplomatici, avete condiviso un sacco di cose, anche l'esperienza della diplomazia. Noi Aldo Vescovo in Venezuela non l'abbiamo potuto seguire così da vicino e soprattutto forse non abbiamo potuto cogliere in che cosa quell'esperienza, sia perché era dall'altra parte del mondo, sia perché era in un regime non democratico, che cosa gli ha lasciato e in che cosa lo ha cambiato. Tu ci puoi dire qualcosa di questo? Ma, abbiamo tutti le stesse radici, le terre grasse di San Benigno, di San Pietro del Gallo, insomma di Cuneo. E a me non piace quando sento dire sei diplomatico. E questo vuol dire essere diplomatico. Cioè, io sono prete, c'è il prete che fa il prete, che fa la pastorale in parrocchia, c'è chi la fa la pastorale in ospedale, chi la fa nel carcere, chi la fa sulla cattedra della scuola, che adesso non più tanto, ma si insegnava. Beh, è una maniera di fare. E chi la fa nel mondo della diplomazia? Ma non siamo nati diplomatici, non siamo figli di diplomatici e grazie a Dio questo ci ha dato una libertà enorme di essere noi stessi, di essere diciamo attaccati ai fondamenti della vita, per cui Papa Roncalli diceva essere diplomatico, quando io dico certe cose, qualcuno dice, che diplomatico, ho solo detto la verità delle cose, ma siccome oggi nessuno dice la verità, se uno lo dice, che diplomatico. Cioè, e penso che l'attività che ha fatto Aldo è proprio questa, di essere se stesso, di essere
disse pienamente uomo, pienamente sacerdote, libero e di dire e di fare. Ovviamente, certo, dobbiamo, un rappresentante rappresenta, quindi rappresenta qualcuno che è il Papa, ma specialmente adesso che abbiamo un Papa Francesco che è se stesso al 100 per 1000, veramente questa è la maniera, questa è la diplomazia. Io vedo che è ciò che ha fatto un po' in tutto. Ma grazie, questo lo dico chiaramente, grazie a queste nostre radici. Volevo chiedere a Piero Coda, che mi sembra si sia occupato molto di sinodalità in questi ultimi mesi, e credo che Aldo, essendo un uomo di dialogo, sia stato un uomo profondamente e autenticamente sinodale. Io non ho ancora letto il documento di preparazione all'incontro di Praga della tappa continentale del sinodo che ci sarà, e che se Aldo fosse stato in Europa sicuramente avrebbe seguito, accompagnato. Ecco, tu senti delle tracce, diciamo così, di Aldo, del pensiero di Aldo, di questa visione delle cose, di questa Chiesa in particolare, nelle discussioni e nei cammini che si stanno facendo oggi in Europa? Quando io penso, adesso, questo processo sinodale, questo percorso sinodale, io ho il dono di essere nella commissione teologica del processo sinodale, quindi da un anno, di aver partecipato all'inizio e di vedere un po' come si sta muovendo la cosa. E per me, dico, è veramente un dono, è una grazia, perché quando è stato inaugurato con il discorso di Papa Francesco, eccetera, io ho avuto un po' l'impressione che mi si sta confermando man mano che va avanti, con tutte le difficoltà, lentezze, resistenze che ci sono, però qual è? È che, l'ho detto in quel momento, mi hanno fatto un'intervista alla Radio Vaticana, ho detto: ma guardate, per me questo è l'evento di Chiesa più importante dopo il Concilio Vaticano II. Perché quando mai la Chiesa Cattolica, che adesso dopo il Concilio Vaticano II, come ha detto qualcuno, come Rahner, è veramente Chiesa mondiale, come mai è stata così? Quando mai la Chiesa Cattolica nel mondo, tutta insieme, simultaneamente, è chiamata a tutti i livelli, quindi non solo i vescovi, non solo i preti, ma tutti, a un discernimento su cosa lo Spirito Santo oggi le dice? Cosa vuol dire testimoniare, annunciare Gesù oggi? Quando mai è successo? E quale istituzione umana può fare una cosa del genere? Anche se siamo quelli che siamo, dobbiamo riconoscerlo, no? Con tutte le nostre fragilità e debolezze. Quindi è un evento che non so se... come non so se certamente no, Giovanni XXIII non si era accorto di cosa metteva in moto quando ha convocato il Concilio, credeva di chiuderlo in poco tempo. Forse Papa Francesco già un po' di più, perché sapeva cosa metteva in moto, però il fatto che adesso l'ha già allungato di un anno vuol dire che, perché non è una cosa che si chiude, non è un sinodo sulla sinodalità, non è che lo concludi, metti in moto un rinnovamento profondo dell'essere Chiesa. Allora, questo vuol dire andare alle radici di tutto quello che abbiamo detto. Allora, un pensiero, un'azione ecclesiale come quella di Aldo, certamente è profetica in questo senso. Per questo dico, io sentirei che sarebbe un dono per la Chiesa rileggere tutto quanto ci ha lasciato, meditarci e trovare lì delle piste, perché ci sono. Così come ci sono in due altri grossi testimoni profetici che a me vengono spontaneamente da pensare, pensando al processo sinodale. Il vescovo tedesco Klaus Hemmerle, di Aquisgrana, che come vescovo aveva lanciato, parliamo di 30 anni fa, un processo diocesano che chiamava Weggemeinschaft, cioè comunità in cammino.
sinodo vuol dire camminare insieme. Oppure ancora prima, 1971, il cardinale Michele Pellegrino, che non è lontanissimo da queste terre, scriveva una lettera pastorale fatta in comunione con col consiglio pastorale della diocesi e con, mi pare, 80 gruppi di intitolata Camminare insieme. Questi sono segni profetici, cioè sono vescovi che hanno intuito che la direzione era questa. Papa Francesco ci spinge così. Quindi io penso che sono testimonianze preziose, perché qui veramente sappiamo dove siamo partiti, ma dove veramente ci precede qualcuno in Galilea. Chiedendo un ricordo di Aldo, del momento in cui voi l'avete conosciuto, o se giocavate da bambini a San Benigno, se vi prendevate per i capelli, non lo so, un ricordo che portate caro in cuore del vostro legame con Don Aldo. E tu sei più antico di giovane. Ma tra i tanti ce n'è uno che forse è molto banale, ma che ha un significato. Eravamo già in teologia, credo eravamo gli ultimi, primo secondo anno di teologia, e poi in estate eravamo su a Valdieri e eravamo assistenti. E credo che Mariano, anche tu eri in questa cricca. E vabbè, c'era lo spirito goliardico, quindi alla sera quando i ragazzi dormivano si scendeva giù. E c'era una buona cantina rifornita, sapevamo dove era la chiave. E sabato sera, come siamo andati a prenderci le acciughe al verde e delle buone bottiglie, abbiamo fatto. E poi quando torniamo, con Aldo andiamo a rimettere le bottiglie al proprio posto, vuote. E poi uscendo la chiave si spezza dentro. Allora, il giorno dopo tutti ci aspettavamo e il rettore convoca, se non poteva essere che tra gli assistenti, e dice: voglio sapere chi, ovviamente, ci ha guardati, noi. E lui conclude dicendo, il rettore dice: ecco, questi saranno quelli che ci lasceranno. Allora ci siamo guardati con Aldo, era il 4 agosto. In quegli anni, oggi credo, ma in quegli anni si piantavano molti fagioli e in agosto si raccoglievano fagioli che insomma rendeva. Ci siamo guardati e abbiamo detto: beh, perlomeno avremo qualcosa da fare nella vita, pianteremo fagioli e raccoglieremo fagioli. E spesso ci siamo ricordati questo venerdì nero del 4 agosto, dice, piantare fagioli e raccogliere fagioli. Ma io l'ho conosciuto quando ero studente di filosofia a Torino. Io non ero in seminario, studiavo filosofia a Torino con Parison, in particolare, eccetera, e lui era in seminario a Cuneo e era interessato di filosofia e non so attraverso quali mediazioni, però ci siamo incontrati e ricordo abbiamo parlato subito ovviamente di filosofia, tanto che poi quando io sono andato a Roma per studiare teologia avendo finito filosofia, lui è andato a Roma per studiare filosofia avendo finito teologia. E poi a un certo punto mi ricordo che lo spinsi perché lui doveva terminare questi studi su Nietzsche, impegnato com'era nella eccetera, e allora gli ho detto: senti Aldo, tu, perché io vedevo, perché mi faceva leggere le sue cose, erano così, così geniali, così nuove, che dico: senti, qui devi scrivere, devi farlo sta roba qui, quindi prenditi un anno, chiedi al vescovo un anno e vieni. Io vivevo in una comunità con altri giovani studenti, ero giovane professore di teologia e avevamo una comunità di studio molto bella. Molto bella,
allora lui chiese al vescovo, e il vescovo gli diede non un anno intero, ma mi pare 8 mesi, eccetera, e scrisse quelle famose 50 pagine su Nietzsche che bisogna ripubblicare con un libro a parte. Ebbene, lì abbiamo vissuto insieme e quindi l'ho conosciuto di più, al di là del discorso filosofico, eccetera. E una cosa che mi ha fatto scoprire la sua identità, che mi ha spiazzato, fu così, che dopo un paio di mesi, noi abitavamo a Grottaferrata e lui tutto il giorno appunto studiava, scriveva su Nietzsche, poi avevamo un po' attività pastorale insieme perché io ero viceparroco, quindi gli altri sacerdoti davano una mano, eccetera, però era lo studio. Cioè, un giorno viene da me e mi dice: senti, io ho visto che qui sotto, verso Ciampino, c'è un palazzetto dello sport, un palazzetto di ghiaccio, dove si può imparare a pattinare su ghiaccio. E io vorrei imparare a pattinare su ghiaccio. Aveva già una certa età, insomma, aveva superato i 40, eccetera. Dico, io lo guardo, dico, sì, io mi piace. Dico, vai, se ti piace. Insomma, tutte le settimane andava a pattinare su ghiaccio, in breve tempo imparò e ha vinto una medaglia del pattinaggio su ghiaccio. Grazie, grazie davvero per il vostro contributo, grazie a ciascuno di voi per l'ascolto e la presenza, ci vediamo per i prossimi appuntamenti e buon cammino a tutti. Grazie. Bene.